sul treno a metà strada tra l'Umbria e la voglia di ritrovarsi addirittura d'arrivo a Firenze, la culla dell'arte dei sogni, dei giornali usati per letto, dell'amore tenuto stretto per mano e di occhi che vengono da lontano. Era un bacio sul treno, umido di fantasie e saliva, di un bicchiere d'assenzio bevuto in un bar. Prima della partenza, d'indifferenza verso una giovane donna capace di sguardi fugaci ed intensi, ma sono altri momenti che vale la pena aspettare. Perché aspettare quando potresti avere quello che vuoi a portata di mano? Perché sperare che tutto vada bene se quello che vuoi è solo un bacio sul treno? Era un bacio sul treno, sulla tenti di un soldato che ripeteva di farla finita, ma disegnava a matita il percorso del treno e fino al capolinea non c'erano altro che i tratti del volto più amato, stazione lontana, l'incontro più atteso che vale la pena aspettare. Perché aspettare quando potresti avere quello che vuoi a portata di mano? Perché sperare che tutto vada bene se quello che vuoi è solo un bacio sul treno? Niente di più, niente di meno. La scintilla era viva e la videro tutti, alcuni invidiando perfino il precario equilibrio di quei cuori nascosti, delle mani intrecciate per stringere i tempi, per uccidere i sensi contrari agli eventi che riportarono labbra carnose a sfiorarsi e a desiderarsi. Era un bacio sul treno e la gente che passava non poteva far altro che stare a guardare quella che all'apparenza poteva sembrare l'opera d'arte più vera, costruita dopo molteplici essenze. Era un bacio sul treno, addirittura d'arrivo a Firenze.